3-0 sulla Scafatese. Il Catanzaro manda in archivio la battuta d'arresto di domenica scorsa con l'Isola Liri. Nell'anticipo del sabato al Ceravolo, gli uomini di Auteri lanciano un messaggio forte. La squadra c'è con polmoni, generosità, qualità di giocate. Primo tempo, partono a testa bassa entrambe le formazioni, arrivano sotto porta a turno. Il Catanzaro ci prova con più grinta. Al 17° Mastro Nicola a terra, Montella in area. L'arbitro assegna il rigore al Catanzaro, dal dischetto Mosciaro trasforma e 1-0. Timida reazione della Scafatese, al 36° Mastro Nicola va a segno, ma l'arbitro aveva già fischiato la posizione di fuorigioco. Il primo tempo si chiude con una bella azione corale del Catanzaro, chiusa da un tiro di Montella. Alla ripresa i padroni di casa appaiono subito aggressivi e determinati. Arrivano sotto porta in più occasioni, ma per il raddoppio il Catanzaro deve attendere il 24°. Longoni fa tutto da solo, ruba palla a un difensore e realizza il 2-0. Un minuto dopo è ancora l'argentino ad essere pericoloso, ma il portiere della Scafatese è davvero bravo. Partita tesa, carica di motivazioni dall'una e dall'altra parte. In campo vola qualche parola di troppo. Al 32° l'arbitro dà 2 rossi, 1 per parte. Per la Scafatese è fuori Basile, per il Catanzaro Lodi. Si prosegue e in pieno recupero al 47° Ciano regala la terza gioia al pubblico di casa. Una realizzazione per il difensore che premia un giocatore dal rendimento costante, diventato un beniamino del pubblico catanzarese.